Oggi ci sarà da ridere. Ho scelto di fare la scioglilingua challenge. Me la sono inventata io. Voglio provare di nuovo a sperimentare con la mia voce e la mia capacità verbale a dire degli scioglilingua anche abbastanza difficili. Sono una persona che parla molto veloce. Ho sempre avuto difettini di parlata proprio perché ho sempre parlato molto veloce, la stessa cosa nella scrittura. E penso che sia anche un esercizio molto utile in questo caso per migliorare. Sentitevi liberi ovviamente di coglierla e di taggarmi qualvolta voi decideste di provarci insieme a me. Mi sono imbattuta nel sito frasimenia.it che vi lascio qua sotto nell'info box. Enuncia praticamente i 50 più difficili e impossibili scioglilingua mai esistiti in Italia. Il primo è semplice. Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio d'Apollo. 33 trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Ecco, lo sapevo che arrivava anche questo. Tre tigri contro tre tigri. Sono anni di allenamento per questo show di lingua. Questo è nuovo. Eva dava, l'uva dava. Oddio. Eva dava, l'uva dava, Ava dava, l'uva deva. Questo secondo me è difficilissimo, è pieno di S, io ho un difetto di pronuncia sulla S. Sono senza sesto senso. Oh, la sentivo già che stavo uscendo nella maniera sbagliata. Boh, questa mi sembra semplice. Forse Pietro può. Oddio. Forse Pietro pro. Ah! Forse Pietro potrà proteggerla. Forse Pietro pro. Forse Pietro potrà proteggerla. Oh! Che questo l'avevo già sentito, ma non mi è venuto benissimo, magari la volta buona. Tito, tu mi hai tinto il tetto, ma non ti intendi tanto di tetti ritinti. 10 limoni, 100 limoni, 1000 limoni. Due tazze strette in due strette tazze. Questo è nuovo. Sette zucche secche storte stanno strette dentro al sacco. Questo fa ridere da matti. Li vuoi quei. Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi che. Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi? Che kiwi vuoi? Vuoi. Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi? Che kiwi vuoi? Questo è facile, lo sapevo già. Sereno è, seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà. Una rara rana nera nell'arena errò una sera. Una rara rana bianca nell'arena errò un po' stanca. Sopra quattro rossi sassi, quattro grossi gatti rossi. Nove navi nuove navigavano. A quest'ora e quest'ora in questura non c'è. Questo me l'hanno già detto. Due tazze strette in due strette tazze. Stanno stretti sotto i letti sette spettri a denti stretti. Anche qua sentivo l'esse. Qua verrà fuori la censura. Dietro il palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane al povero pazzo cane. Anni di pratica e di figuracce sono serviti a qualcosa. O postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti. Sul finire, non so se l'avete notato, ma stava un attimo. Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. Il papa pesa e pesta il pe. Il Papa pesa e pesta il pepe a Pisa. Pisa pesa e pesta il pepe al Papa. Con la tazza un mezzo pazzo vuota il pozzo del palazzo. Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un. Oh mio. Quanti rami di rovere potrebbe rodere un roditore. No. Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potrebbe rodere rami di rovere? Passiamo oltre. Difficilissimo. Ti ci stizzisci e stizzisci tici pure. Veloce di così non ce la faccio. Di troppo in alto salcade sovente, precipitevolissimevolmente. Andavo io raccogliendo cotone, tornavo correndo col. Lo sapevo che veniva fuori uno di questo genere. Cotone. Andavo a Lione cogliendo cotone. Tornavo correndo cotone cogliendo. Nel pozzo di. Questa è lunghissima, la devo leggere. Nel pozzo di San Patrizio c'è una pazza che lava una pezza. Arriva un pazzo con un pezzo di pizza e chiede alla pazza se ne vuole un pezzo. La pazza rifiuta, allora il pazzo prende la pazza, la pezza e la pizza e li butta nel pozzo di San Patrizio, protettore dei pazzi. Yes. Questa è a tema quarantena. Caro Conte. Caro Conte, chi ti canta tanto canta che ti incanta. Vabbè, supercalifragilisticesspiralidoso. Tre tozzi di pan secco in tre strette spazzole.
tre tozzi di pan secco in tre strette tasche stanno, in tre strette tasche stanno tre tozzi di pan secco. Scopo la casa, la scopa si sciupa, ma se non scopo su... Un'altra S, aiuto. Scopo la casa, la scopa si sciupa, ma se non scopo sciupando la scopa, la mia casetta con cosa la scopo? Chiama, chiama, chiama. Nel senso, chi ama, chiama, chi ama. Chiamami tu, che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò, se tu non chiami. Chi ama, chiama, chi ama. Ciò che è, ciò che non è, non è. Ciò che è, non è, ciò che non è. Ciò che non è, non è ciò che è. È abbastanza di logica, più che altro. Porta aperta per chi porta, per chi non porta, parta pur che non importa aprir la porta. Nel muro c'è un buco, e un bruco. Nel buco scaccia il bruco, che tura il buco. Piena di S, un altro. Sa chi sa, se sa chi sa, che sa... Questo è difficilissimo anche da leggere, sto impazzendo. Sa chi sa, se sa chi sa, che se sa non sa, se sa, sol chi sa, che nulla sa, ne sa più di chi ne sa, però questo è da capire. In sostanza praticamente demonizza i saccenti, invece elogia chi sa di non essere mai arrivato. Molto bello questo qua, lo riproporrò a qualcuno. Se la serva non ti serve, a che serve che ti serva di una serva che non serve? Serviti di una serva che serve, se questa non ti serve, serviti dei miei servi. Questo mi stavo incartando sul finire, ma è andata bene. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovi scostantinopolizzereste voi come si è disarcivescovi scostantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli? Questo non lo ripeterò perché è complicatissimo. Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, tagliarlo è un grave sbaglio. Molto simile a quello di prima. Sotto un cespo di rose scarlatte, offre il rospo, te caldo con latte. Sotto un cespo di rose ponazze, tocca il rospo, sciacquare le tozze. Tre fiaschi stretti stanno dentro lo stretto fiasco. Un empio imperatore di un ampio impero scoppiar fece una guerra per un pero. Credeva conquistare il mondo intero l'imperatore, ma perse l'ampio impero. Verso maggio con un paggio vo in viaggio, non vaneggio né motteggio, forse è peggio. Se mi seggo più non reggo, mangio o leggo, se non fuggo qui mi struggo, ma se fuggo vado al poggio e un alloggio là mi foggio sotto un faggio con coraggio. Eva dava l'uva dava, Ava dava l'uova ad Eva, ora Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. Guglielmo coglie viaia dagli scogli, scagliandola oltre gli scogli tra mille gorgogli. Il cuoco cuoce in cucina e dice che la cuoca giace e tace perché sua cugina non dica che le piace cuocere in cucina col cuoco. 66 assassini andarono ad Assisi tutti 66 assassinandosi. Mi attacchi tacchi tu che attacchi tacchi, io attaccar... Su questo mi devo soffermare un attimino, anche perché è l'ultimo. Mi attacchi tacchi tu che attacchi tacchi, io attaccarti tacchi a te, attaccati te i tuoi tacchi che attacchi tacchi. E lo sciogli lingua challenge è finito, come vi ho detto all'inizio del video, qua sotto trovate il link di frasimania.it nel quale potete ritrovare gli stessi 50 sciogli lingua che ho tentato io con grande fatica e potete riproporli su tutti i vostri social. Mi raccomando però, taggatemi se decidete di intraprendere questo sciogli lingua challenge insieme a me. Qua trovate tutti i social nel quale potete ritrovarmi, contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su. Se vi piace questo video, questo canale, questo format e tutti i video che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video lunedì 18 con Danza con Gio, mentre la prossima challenge sarà ovviamente il 15 giugno. Qua in descrizione trovate la mail per le collaborazioni e la corrispondenza. Ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!